seconda DAI il contributo reale delle imprese per l'efficienza energetica? Noi riteniamo come imprese, come priorità chiaramente la riduzione dei consumi. Noi cerchiamo in tutti i modi di ridurre in ogni pezzettino dell'attività delle nostre, dei nostri processi l'ottimizzazione. Il fatto che noi oggi ci si proponga verso le industrie portando i nostri gas proprio per la riduzione dei consumi energetici, in quanto l'ossigeno può veramente determinare la riduzione del consumo nelle combustioni, dei combustibili. Il nostro problema però, come è uscito dal convegno, è un problema di cultura, non tanto dell'industria, ma di cultura veramente italiana. Abbiamo veramente bisogno di poter realizzare impianti in Italia e non solo all'estero, impianti che a un certo momento vengono considerati dalle persone, dalla cultura attuale, impianti a rischio. Quindi chiaramente si parte dalle centrali nucleari, che chiaramente non si possono fare in Italia, così come impianti per il recupero, dico, di metalli che possono essere contenuti all'interno dei cosiddetti fanghi. Oggi noi, per poter effettivamente recuperare questi metalli, portiamo i prodotti, gli scarti, li portiamo all'estero, dove all'estero vengono recuperati. Ecco, questo io penso che questo fatto, il convegno, abbia messo bene in evidenza. Non siamo entrati nel dettaglio, ma quando pensiamo che i rifiuti, e sappiamo bene da che parte sono prodotti, vengono portati all'estero, di grandi città, non è possibile, non è una cosa seria. Ecco, io vorrei veramente lanciare questo messaggio: dobbiamo tutti cambiare la cultura, accettare che chiaramente per poter risparmiare energia dobbiamo chiaramente fare degli impianti che producono l'energia all'interno del nostro paese, non essere costantemente dipendenti da altri, così come dobbiamo poter trattare i rifiuti, quindi dobbiamo poter avere degli impianti realizzati in Italia e non avere veramente paura delle cosiddette aziende a rischio di incidente rilevante, perché sono le aziende sicuramente più sicure proprio perché devono mantenere il rischio al minimo livello.